Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Ma io ce l'hanno fatta. Arkadiusz Milik è un nuovo giocatore della Roma. Finalmente. Perché dico finalmente? Perché io questo giocatore non l'ho mai amato. Non l'ho mai amato fino in fondo. Perché? Lasciamo stare che poteva essere un grandissimo top player, ma salvo poi due infortuni ai ginocchi, perché se ne spaccate tutti e due, si è spaccato due crociati, poi uno a destra e uno a sinistra, non è sbocciato. Poi quando doveva sbocciare non è sbocciato, ecco. E diciamo che Milik per Napoli è stato l'eterno incompiuto. Perché vi dico è stato l'eterno incompiuto? Vi ricordate il gol Napoli-Chievo? Il Napoli stava perdendo 1-0 contro il Chievo in casa, Milik la mette dentro 1-1, poi al 93esimo, 94esimo, apoteosi azzurra col gol di Diawara, e si andava a giocare a Torino la partita della vita. E quello che vi voglio dire io, Milik secondo me non era un giocatore da Napoli. Perché non era un giocatore da Napoli? Perché Napoli è una piazza esigente, lo sappiamo tutti. Quando viene a Napoli devi dare il 100%, il tifoso non è mai che ti dà il 100%, salvo il caso di Dries Mertens. Ma Dries Mertens, oramai è uno scugnizzo napoletano, lo sapete anche voi. Mertens oramai è l'anima di questo Napoli, è l'anima dei napoletani, ecco, diciamo così. Milik, signori miei, io mi ricordo Milik delle grandi cazzate che ha fatto Milik sotto porta. Una su tutte, Milan-Napoli, quando potevamo vincere, che poi abbiamo pareggiato davanti porta, che Donnarumma lì fece la parata della vita, non lo sa nemmeno lui, però lì se la piazzavi per bene gli davi una botta secca e non l'appoggiavi piano piano. Il Napoli lì si giocava benissimo lo scudetto. E poi non dimentichiamoci il gol mangiato a Liverpool, Wayu. Cioè, dai. Cioè, caro Milik, sei stato un cuoppo. Io perché l'ho sempre detto, per me se ci mettevi una sedia lì davanti faceva più gol di te. Ma a me non mi interessa la media gol di Milik, perché Milik aveva una media gol spaventosa a inizio anno, eh. Addirittura meglio di Cristiano Ronaldo, di Immobile e di tanta altra gente in Serie A e in Europa. Però voglio, non mi è mai scoccata quella scintilla per dire cazzo, questo non lo dobbiamo vendere, questo deve essere il nostro attaccante per i prossimi 5-6 anni. Cioè, voglio, va bene che ti sei infortunato due volte, va bene tutto, noi ti abbiamo aspettato addirittura, ti abbiamo aspettato. E tu cosa hai fatto, caro Milik? Sei andato dalla Juventus e hai detto no, aspetto un altro anno e mi libero a parametro zero e vengo alla Juventus. Cioè, tu sei proprio un pezzo di merda a questo punto, per farvi capire come la penso io. Tu sei stato un grandissimo pezzo di merda, perché Napoli ti poteva darle il cuore, ma tu non l'hai voluto, perché sei tu che non l'hai voluto. Perché queste voci di mercato che c'erano, che tu andavi alla Juve a parametro zero, cioè, voglio, ma tu sei veramente si strunzo. Cioè, dopo tutto quello che è successo, Napoli, Higuain e il Napoli, Higuain e la Juventus, Higuain e la puttana della mamma, che poi ha fatto una bruttissima fine, Higuain lo sappiamo tutti, è andato a giocare a Miami, a Rogazzi, è aiuto a pazziare in America. Cioè, quindi che cosa dire di questo Milik che va alla Roma? Io sono contento per lui, perché va in una piazza non troppo esigente, diciamo così, per dire non troppo esigente, perché la piazza di Roma è peggio di quella di Napoli, secondo me, eh. Lì veramente ti sputano un bacio, perché non è come a Napoli, dice vabbè aspettiamo un pochino di qua e di là. No, lì vogliono subito e tutto. E tutto, eh. Io mi ricordo con Osvaldo, con Julio Baptista, cioè con tutti gli attaccanti della Roma passati, con Esharawi, addirittura io Florenzi l'avete fatto fuori, Florenzi che doveva essere un patrimonio del calcio Roma l'avete buttato fuori. Cioè, cose che io non capisco e non comprenderò mai da tifoso, da tifoso napoletano, che come quando andò via Hamsik io dissi vabbè a fine carriera, oramai c'ha più di 30 anni, a fine carriera si va a fare 2-3 anni in Cina e sta a posto. Però cioè, Milik non, ve l'ho detto, non mi interessa proprio, per me, cioè, non me ne fotto proprio sinceramente,
tutto qua. Era giusto per farvi sapere il mio pensiero su Milik alla Roma. Poi farà bene, farà male, a me non me ne fotto proprio, perché tanto il Napoli arriverà davanti alla Roma. Il Napoli, voglio, il Napoli si gioca i primi quattro posti della classifica, eh? Il primo no, ma fra il secondo e il quarto il Napoli si gioca i posti in classifica. Fidatevi che il Napoli quest'anno ritornerà in Europa, in Champions League. Proprio, ma mettetelo in, per inciso, che il Napoli ritornerà in Champions League. Quindi il video, signori, finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel tasto mi piace. Manca poco alla Serie A, voglio, manca veramente poco. E si ricomincia con i video sul Napoli, finalmente. Mi mancava il Napoli, voglio, vi devo dire la verità. Iscriviti al canale, attiva la campanella, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, voglio, e sempre forza Napoli, eh.